Buongiorno Serena, l'altra volta ti ho intervistato dicendo che portavi il sassofono per suonarla al Milan. Non hai cambiato strumento, hai sempre intenzionato in quel tal senso, mi pare. Sì, sarà difficile suonare bene ogni domenica, però noi ci proviamo. Senti, che sapore ha questo rientro di Altobelli dall'altra parte? Beh, sarà strano vederlo con la maglia bianconera qui a San Siro, dove tutti l'hanno visto protagonista per 11 anni. Sarà un po' strano vederlo così. Ma dentro c'è la voglia di dimostrare ancora che Altobelli è il migliore? No, dentro abbiamo la voglia di non farci distanziare di 7 punti come è successo il Milan. Speriamo che ci vada un po' meglio del Milan. Sembra una missa in mezzo a tanti fiori Altobelli. E vederlo in maglia bianconera fa effetto anche alla Romagna e alla cornacchia nerazzurra. Tra pattoni a zoff. Ricordi quando vincevamo insieme? L'Inter cerca il record dei 19 punti su 20 e aggredisce subito. Matteoli è il fine dicitore, Berti il possente trascinatore del centrocampo nerazzurro che usufruisce anche di Fanna e Matteus su toni più pacati. La Juve a una punta fa massa al centro, non svaria sulle fasce e sembra nelle mani della capolista. Zavarov punta in alto, addirittura alle cupole del Cremlino. La spinta dell'Inter viene premiata dal gol di Serena, settimo in campionato, dopo un gioco di prestigio di Matteus che passa a se stesso grazie a Galia. Sembra fatta, ma la Juve è cliente molto difficile. Dopo il volo dell'Icaro nerazzurro sulle teste bianconere, crea subito le premesse per il pareggio. Zavarov ci riprova e segna. Malanese ha da ridire sull'operato di un Altobelli in cerca di rivincite e annulla. L'arbitro è di Messina ed un po' di pubblicità agli agrumi di Sicilia non guasta. Che ne dica Zenga, a cui non piacciono le aranciate, specialmente quelle sulla testa. Avvocato, buongiorno. Vedo che sta scambiando alcune idee con Boninsegna. Che le sembra questo primo tempo? Beh, sto imparando da loro, sento i loro commenti e sto a sentire. Ecco, per quanto riguarda l'episodio del gol non convalidato della Juventus, che le sembra? Beh, questi sono fatti che riguardano l'arbitro e gli arbitri hanno sempre ragione. Non come i Pontella, allora. Ha sempre ragione. Sempre ragione. Questa Juventus a San Siro un po' arroccata, mi sembra, no? Sono arroccati gli altri, no? Sì, no, arroccata davanti, su questo non c'è dubbio. No, è in fase di avviamento, diciamo, è in fase di transizione, in fase di formazione. Ma lei pensa che può cambiare risultato al secondo tempo oppure un Inter è troppo furba? Il secondo tempo si può vedere qualche cosa, lo spero almeno. In fatto di avviamento e accelerazione, il signor Fiat se ne intende davvero. La Juventus ha innestato le marce alte già alla fine del primo tempo. L'1-1 così arriva quasi naturalmente e a procurarlo è proprio il famigerato Spillo, che non avrà la soddisfazione di segnare il suo gol vendetta, ma mette Galia in condizione di pareggiare. Mauro ispira ed il resto viene da sé. L'Inter attraversa un brutto momento. Il valido Galia offre a Marocchi la palla della domenica, ma Zenga non è venuto a fare lo spettatore proprio davanti all'amico nemico Tacconi. Zavarov accenna un pisolino. L'Inter ha ancora energie sufficienti tuttavia per tentare di vincere e va a segnare con Mandorlini che rientra dopo un infortunio. Ma Alanese non sta bene ed attira su di sé le ire dell'avvocato Prisco, premio Notte di Natale 1988. So che questo è stato un anno e mezzo senza arbitrare la Juventus perché evidentemente era andato male in una partita e quindi adesso penso che non sarà un anno e mezzo senza arbitrare la Juventus. È stata una partita di 1-1, sostanzialmente mi soddisfa anche se un po' di amarezza visto che forse è stato un gol che andremo a vedere se c'è stata un'irregolarità e nel computo di quello che erano le situazioni sul terreno di gioco, ai punti forse l'Inter un bricioletto poteva meritare qualcosa.